Riprendiamo i nostri lavori con i ringraziamenti innanzitutto del vicepresidente della provincia, ingegner Maerna, e assessore alla cultura che ci ha ospitato in questa sala. Con il presidente non è ancora arrivato, ma spero che sia in viaggio, e qui sta arrivando il cavaliere Abascià. E poi con i nostri ospiti Luciano Garibaldi, storico, parente del grande Giuseppe Garibaldi, qua sulla mia destra, sulla mia sinistra Fabio Fazzari, vicepresidente nazionale UMI, don Edoardo Canetta, che è appena tornato dal Kazakistan, quindi ci porta dei documenti importantissimi, e poi soprattutto Giulio Vignoli, che ha seguito ormai da quasi 20 anni, da più di 20 anni, la vicenda degli italiani di Crimea, e ha dato un ulteriore contributo con questo libro di cui parleremo, per andare verso la direzione, come dicevo prima, del riconoscimento dello status dei deportati e anche della cittadinanza italiana. Nel frattempo, rispetto all'anno scorso, abbiamo fatto dei passi avanti notevoli, innanzitutto perché per la prima volta questo libro è stato portato a Gorizia al Festival Internazionale di Storia e se ne è parlato, quindi la vicenda ha travalicato, diciamo, i confini della Crimea e è andata a livello internazionale. Poi è stato presentato anche a Roma alla Dante Alighieri, e quindi ha una notorietà, e soprattutto ci sono due altri aspetti importantissimi. E per la prima volta quest'anno, quest'estate, durante la festa del ritorno che hanno organizzato a Bisceglie, comune con la Proloco, ha invitato una delegazione degli italiani di Crimea, riconoscendoli per la prima volta come propri figli, quello che non era mai successo. Naturalmente noi ci auspichiamo che anche gli altri comuni, Trani, Molfetta e Bari, facciano la stessa cosa. E anche la regione Puglia, perché da lì arrivavano, soprattutto da lì, non solo da lì, perché arrivano da tante altre parti dell'Italia, ma il primo passo è che siano considerati figli, appunto, che sono emigrati e poi hanno avuto delle disavventure che noi conosciamo. E poi un'altra cosa importante è che dall'incontro a Roma alla Dante Alighieri è partita una sottoscrizione con alcune associazioni che mira a costituire lì una casa di cultura italiana a Kerch, perché i nostri italiani che sono lì riuniti utilizzano uno spazio veramente limitatissimo, però ci tengono. In questo spazio limitato ci sono solo due cose: c'è la bandiera italiana e c'è la carta geografica italiana, e si continua a fare italiano, a insegnare italiano a tutti quelli che sono sopravvissuti, ai discendenti. Quindi loro sono italiani e si considerano tali e vogliono che siano considerati tali anche da noi, dagli italiani e dalle autorità italiane. Quindi il nostro sforzo sarà quello, attraverso tutti gli strumenti, compreso questo libro di cui parleremo, sarà quello di sensibilizzare innanzitutto tutti gli italiani, ma le autorità governative nostre, perché si facciano carico e portino avanti questo problema che richiede, appunto, ormai a 71 anni dai fatti, una risoluzione, perché i nostri morti hanno diritto alla loro dignità. Ecco, questa è una premessa importante, ma io passerei subito ai lavori, perché poi non abbiamo tantissimo tempo, dando la parola per un saluto e per un intervento all'ingegnere Maerna, Don Umberto Maerna, che è vicepresidente della provincia e anche assessore alla cultura.